Per la buca della settimana ritorniamo a Villa Paradiso. Oggi con Cristian Fiore giochiamo l'ultima buca di questo percorso meraviglioso, un championship straordinario con una grande vista. È la buca 18. Beh, direi una delle buche spettacolari questa. Sì, hai detto bene, forse la più spettacolare in assoluto. Parliamo di una buca par 4 di buona difficoltà, anche perché 4, il nostro coefficiente è 4, quindi la quarta buca più difficile, anche se in pianta si può notare che la buca è completamente dritta. Se guardi però la buca non dall'alto ma dal punto di vista del tee di partenza, i tee di partenza sono estremamente sopraelevati per dare una vista scenica alla buca stessa. Si raggiunge questo ostacolo con il primo colpo e l'obiettivo è impedire al giocatore l'accesso al green facilmente con questi tre bunker sul green che sono piazzati in maniera strategica. Ricordiamolo, oggi è buca 18, ma quando è nato il Golf Club Villa Paradiso questa buca era la prima del percorso, perché la clubhouse all'origine doveva nascere proprio in prossimità di questo battitore. Esattamente, ecco perché questa buca gode di questo tracciato unico nel suo genere. Parliamo di una buca più scenica che tecnica, ok? Però proprio perché i battitori sono sopraelevati aiutano l'inizio del gioco. Ovviamente oggi per noi è la 18, una volta doveva essere originariamente la 1, e svolgere i tee time del mattino, della gara del sabato o della domenica, con estrema agevolezza. Da questo punto godiamo praticamente quasi tutto il campo da gioco, con una particolarità unica nel suo genere che accennavi tu prima. Sì, che esatto. Cosa si vedono? Sei ferri? Questo è uno dei pochi tracciati in Italia, ma credo in Europa, dove si possono vedere sei fairway uno di fianco all'altro. Ricordiamolo, gestione Colombo, quindi con Camuzzago, Villa Paradiso e il Brianza, tre circoli dove divertirsi giocando a golf. Qui ci giochiamo all'ultima buca e poi finalmente si va a tavola, ma è una buca che ti porta un sorriso e quasi a dire peccato che oggi abbiamo finito la nostra giornata di golf. Andiamo a vedere cosa succede. Andiamo. In campo. Pronti per iniziare la buca? A te l'onore. Marco, cerchiamo di tirare un bel colpo in fairway. Direzione? Mezzo? Allora, per quel che mi riguarda, io cercherò una strategia aggressiva, quindi gioco a sinistra del bunker che vedi, del fairway bunker che c'è sulla destra della nostra buca, cercando di accostare la palla a quell'ostacolo. Okay. Per te forse meglio una strategia dove stai un po' più attento alla direzione e ti tieni sul lato destro per preservare la linea sul secondo colpo. Perfetto. Andiamo a vedere. Leggermente a destra, beh, mi sembra un buon colpo comunque. Sì, mi si è un po' aperto, ho mancato il punto di atterraggio, ma penso di trovarla. E là so già che farei un grande colpo in fade per andarlo direttamente. Sarà interessante. Sarà diventare una bella lezione questa. Soprattutto evitare quelle piante a destra, perché io vedo che quelle volte che sono venuto qui a giocare, per molti entrano in gioco, non so perché, è una... Beh, mi sembra buona come direzione. Sì, buona. Sei riuscito a raggiungere il fairway? Hai rischiato un pochettino la il lato destro, destra. Le piante. L'ho detto mentre ero... Sì, sì, però comunque hai un buon secondo colpo, sei nella giusta posizione per affrontarlo. Siamo arrivati in fairway? Buono, quindi direi estremamente positivo. Ho guadagnato qualche metro rispetto al mio driver normale perché partiamo dall'alto, per cui... A giudicare dalla distanza, sì. Adesso hai un secondo colpo impegnativo per distanza. 183 metri alla bandiera. Esatto. E chi c'è? Esatto. Beh, cerchiamo di piazzare la palla. Io spero di giocare a centro-sinistra per avere un po' d'ingresso e non avere quel bunker davanti che dà fastidio. Esattamente. In teoria mi sento abbastanza forte, in pratica... È tutto da vedere. Allora, beh, la direzione mi piace. Dove mi piace, la volevo, Marco, mettere? Mi piace. La è un buon risultato. Credimi, è un buon risultato. Buon driver per te come al solito. Sì, ho evitato il bunker, siamo rimasti nel rough di destra
della buca, però abbiamo una distanza direi abbordabile per il secondo colpo, parliamo di 125-130 metri. Per me ferro 8, tieni presente che ho cercato di tenere un bastone abbondante proprio perché siamo sull'erba un po' più alta e non voglio spingere. Ok, perfetto, andiamo a vedere il colpo. Vediamo. Allora, leggermente corto, però neanche troppo, 30 metri al green più o meno. Sì, circa. Direi che può andare bene. E io gioco il mio solito colpo corale. Eh no, l'ho chiuso troppo. Buono. A giudicare del risultato troppo, buono. Un po' troppo aperto. Comunque hai lasciato la palla a circa 2 metri dal bersaglio, quindi va ancora bene. Allora, scelta del putter. Sì. Non è una scelta inusuale, in realtà è la più prudente. Tieni presente che non siamo in una parte accuratamente rasata, siamo fuori dal collard che sovrasta il green, però è ancora una zona estremamente pulita, estremamente regolare. Bene, andiamo a vedere l'esecuzione di questo colpo. La distanza è perfetta, è passata la buca. È buona, è buona. Un buon colpo, decisamente un buon colpo. Sinistra destra, ricordiamo che sono qui col terzo colpo, quindi potrei giocarmi ancora il par, tutto sommato. Direi che non è male se non è handicap 4, anche se poi un bogey è tutt'altro che disprezzabile. È giocata veramente perfetto. Bene Marco, bravissimo. Non ci resta che chiudere. Ed è perfetta, in mezzo, guarda, non te la faccio raccogliere per il momento. Abbiamo giocato alla buca 18, Golf Club Villa Paradiso, un incanto di percorso. Venite, divertitevi, mettete alla prova, ma vi fa soprattutto divertire, quindi va bene per tutti i livelli di handicap e di gioco. Certamente. Grazie Cristian Fiora, grazie, ottimo Marco. Professionista che ci ha accompagnato in questo par 18, due par. Possiamo andare a mangiare. È stato veramente un piacere. È finita la giornata di golf. Alla prossima. Alla prossima.